Ragazzi, benvenuti. E anche grazie al supporto della sponsor di NordVPN, che è il marchingegno di SNM 4.0 sta potendo nascere e proseguire. Quindi, se avete bisogno di supporto alla navigazione, è un ottimo servizio. Il codice è Anima della Scoperta e il link è in descrizione. Ragazzi, welcome back. Sono Michele, conosciuto anche come Mike of the Desert sul web. Anima della Scoperta 7 Plus. Esiste davvero. Ora, sono in una postazione temporanea. Dietro di me c'è un green screen. Non c'è un fondale nero materiale, ok? Uno special effect, si direbbe, come in SNM 3.0. E non ho le cuffie di alta qualità per lavorare perché sono operato. Devo stare un po' attento a certe cose. Medicinali, terapie, cosine sparse. Ma 4.0 è arrivato. Sono nel nuovo studio. Siamo a Monza. Tutto sta funzionando e questo episodio non verrà montato a mano da me. Ovviamente qualcosa io continuerò sempre a creare da zero in totale autonomia. Ma questo grande step evolutivo, il famoso step by step che ha creato un po' per tanti un meccanismo comunicativo un po' stucchevole, ma che per me è cruciale e importantissimo, eccoci all'ennesimo che però perdurerà per quasi il resto di tutta la mia vita giovane, ok? Quindi avremo il 4.0, il 4.5 sarà quando avremo probabilmente cambiato di nuovo, spero per l'ultima volta, finalmente in acquisto casa, e il resto sarà verso la pensione, tante virgolette, perché comunque probabilmente farò un po' il senatore a vita, con il 5.0 che sarà full streaming, chiusura dei canali, ma si parla di almeno 15 anni e passa nel futuro. Avrò chiuso tutte le serie, ci sarà il finale delle piattaforme e si andrà in quello che sarà la tecnologia e l'umanità, i social networking, eccetera. A, diciamo, ad eternum, finché si regge botta. Questo è un progetto che non voglio rendervi invece, a differenza di alcuni metodi comunicativi avuti in passato, stucchevole. Benvenuti, perché se avete seguito tutti i miei contenuti su Elden Ring, ne avete avuto tanto, tanto, tanto il, diciamo, sacchetto pieno di ore di gioco. Infatti ne potete leggere 424 e sono un centinaio in meno di quelle che ho su Elden Ring, nonostante siano state sparse molto in esplorazione, lettura, più che in combattimento e hardcore gaming, ok? Il punto è che ormai si è fatto il documento di risposte, approfondimento, traduzioni dal giapponese e analisi del lore, dell'ambientazione, dei personaggi e dell'ecosistema creativo intorno a Elden Ring. Si è già fatta una run cooperativa con il collega Francesco Cilurzo, a.k.a. Saidonia, che ha portato la mia esperienza a poter finalmente essere quella di condividere dal vivo, ok, come su un divano, con un singolo individuo che interagisce con me e con il pubblico che ci segue, un'esperienza come questa, che è come sempre molto emozionante ed appassionati. Ma se non avete visto nulla che non sia la blind run, non vi perderete nulla, perché qui voglio veicolare tutto ciò, ogni cosa che è nata da quei paralleli, perché saranno sempre paralleli, saranno contenuti profondamente importanti e speciali, ma quando devono interagire con una serie principale, per quanto con disclaimer e tutto, non voglio che vi perdiate niente, ma che contemporaneamente, se avete seguito tutto, abbiate un compendio e un'esperienza positiva. Ovviamente è un let's play, quindi si andrà molto a gusto, molto a cuore e con imperfezioni, ma siamo qui, è il New Game Plus, e dopo la blind run io non ho ancora il platino, il millaggio, il 100%, insomma, ma anche il finale della Frenzied Flame. E quindi lo faremo qui, oggi. Ragazzi, io mi ritrovo a non veder l'ora, perché in questo progetto sono successe un po' di cose dietro le quinte, cose preparate, tra cui un dono della community, il secondo dopo il salvataggio della boss fight di Malenia. Allora, entriamo in game dinanzi a una schermata che ormai è tanto evidente essere quella di Vyke, grande personaggio con
un cut content che il nostro malgrado ha subito a livelli tali da renderlo un piccolo angolo di una narrazione gargantuesca che però avrebbe dovuto avere ben diverso ruolo, essendo stata la persona più vicina a diventare Elden Lord della storia del mondo dell'Interregno. Ma intorno ai cadaveri dei vari NPC, noi adesso superiamo quell'idea e, senza speculare su qualcosa che purtroppo alla fine solidità non ha, è una key art che alla fin dei conti ha dentro di sé anche idee mai davvero sviluppate. Riuscite ancora a emozionarvi in questo menu? Riuscite a sentir trasmessa la bellezza di un'opera creata dall'uomo, da centinaia di creativi sotto la direzione di due director che hanno portato alla luce un sogno nato nel 2014 con Dark Souls 2 e finalmente resosi reale, concreto e di gran successo, non soltanto di vendite ma anche di qualità, dinanzi a un pubblico che ne è rimasto comunque esterrefatto, indipendentemente da come a voler fare un po' i criticoni. Il gioco 1.0 era un disastro di tagli, imperfezioni di codice e lacune vere e proprie di contenuto. Insomma, sono stati molto giapponesi a trattenere le loro problematiche con il Covid e la pandemia. Ma siamo nella versione 1.10. Il gioco è stato aggiornato tremendamente tanto e fare una run PvE oggi con questi aggiornamenti, con questi update, io credo che sia una figata pazzesca. Molti di quelli che sono, diciamo, i cambiamenti e le patch note riguardano il PvP, che è una cosa che apprezzo profondamente. Ma nel New Game Plus, certamente, ragazzi, aspettatevi il fatto che avremo degli episodi full PvP. Come nell'Anima della Scoperta 3 su Dark Souls 3, avevamo i 40 minuti alla mezz'ora post-esplorazione, stavolta ci sarà veramente episodio A, episodio A1, episodio B, episodio B1. Cioè, ci sarà proprio un avanzamento anche nei confronti del giocare un po' insieme. Per il resto si giocherà offline. Quindi io carico la partita e mira, con 258 ore di gioco e livello 250, e alla rocca della tavola rotonda. Allora, parliamone un momento. Che cosa faremo? E che cosa è questa run? Io riprendo Mira fra le mani dopo un anno e passa, praticamente. È pazzesco. È veramente incredibile pensarci. Siamo qui, ancora nel New Game, con un personaggio che ho deciso di portare a un livello più alto di quello che ha finito, di quello con cui ha finito la partita. Se voi osservate, adesso abbiamo l'eclettismo definitivo. È l'assoluta perfezione eclettica di un personaggio di livello 250. Elden Ring ormai lo conosco approfonditamente. Cioè, è veramente qualcosa di cui posso parlare con una libertà e un cuore pieno di coscienza di quello che è il videogioco e quello che sono le sue componenti anche meccaniche, che è una cosa che adoro. È per questo che nacque l'Anima della Sfida, diventata poi, appunto, come era nel mio concept mentale inizialmente, parte integrante, la seconda parte dell'Anima Oscura 1. Parlare di theory crafting, tecniche, parametri, motion values, build. Il gioco a livello parametrico. E parametricamente Elden Ring ha uno scaling molto eccentrico, cioè tra 40 vitalità e 60 prendi più HP che prima. È qualcosa di costruito per un percorso molto longevo, tanto che molte caratteristiche scalano fino a 70-80, ok? Per esempio la velocità di casting arriva fino a 70 destrezza, ed è interessante che il sigillo di Radagon, no scusate, l'amuleto di Radagon abbia un più 30 dex come effetto, diciamo, passivo per quanto concerne l'accelerazione dell'incantesimo e della concentrazione. Ovviamente è un personaggio, questo, che ho creato prima di fare il New Game Plus, specificamente per ricordare ciò che abbiamo scelto durante la nostra partita originale, ossia essere eclettici e mai verticali, mai davvero efficaci, se non nell'istinto. Abbiamo avuto in realtà combo pazzesche nel
trovare la cosa che funzionava nonostante quella eterogeneità di equipaggiamenti e caratteristiche. Abbiamo usato un pestone brinoso che era stato già nerfato, abbiamo usato la spada della notte ardente, abbiamo esplorato di tutto e di più, ma mai verticalmente. Ora, una volta raggiunta Rennale sconfitta, la nostra cara regina Cariana, avremo verticalità assoluta. A ogni boss sconfitto cambieremo mira e la renderemo una belva di efficacia numerica in una scuola, che sia arma bianca melee, forza destrezza, incantesimi, stregonerie o quello che può essere le, diciamo, quello che possono essere le diramazioni culturali dell'una o dell'altra cosa. E sono tante, lo sapete. Elden Ring è molto vasto e c'è una cosa da dire prima di ogni altra. Sono sorprendenti le quantità, a differenza degli altri Souls e di molti GDR, le quantità di incantesimi sottovalutati nella massa di quel centinaio di scelte che si hanno, che sono in realtà spaventosamente efficaci. Incredibilmente proprio efficienti nel distruggere certe creature, come per esempio i Pest Threads, i filamenti di marcescenza che fanno multipli hit in base alla dimensione e alle hitbox della creatura affrontata. Una cosa molto Monster Hunteriana con i perforanti, insomma, e alcune delle balestre più più efferate. Odio le ripetizioni, ragazzi. Sto imparando a parlare sempre meglio, ma ogni tanto mi incastro. Però sono felice di essere qui. Spero che vi sentiate un po' a casa. Il New Game Plus mancherà tanto tempo su questo canale, da tantissimo tempo. Tanto che l'anima della scoperta 5 Plus ci sarà. Cronologicamente molto, diciamo, erratica, visto che ci sarà dopo quella della settima, ma ci sarà. E non ci sarà quest'anno e probabilmente non ci sarà neanche nel 2024. Perché sarà una cosa molto speciale. E ve lo promisi che sarebbe stata speciale. Lo sarà. Tempo al tempo. Il dono che ho ricevuto, però, è questo. Un membro della community è stato così generoso, chiaramente citando, per carità del cielo, ma il tempo, le risorse, la pazienza, la volontà, l'entusiasmo di aiutarmi, mi ha permesso di realizzare il New Game Plus che volevo mostrarvi, offrendomi ogni singola arma di Elden Ring, indipendentemente dalla sua rarità, in due copie, potenziata fino al più 24 o al più 9, / più 10 a seconda dei casi. Questo, su console, è un impegno notevole. In questa maniera potremo creare qualunque cosa, potremo giocare qualunque cosa, qualunque verticalità, senza alcun tipo di limite. Tanto non è l'obiettivo collezionare armi. In questo New Game Plus noi non faremo, salvo casi di necessità di questo o altro, non faremo dungeon opzionali. Saranno side quest, chicche, esplorazione di quello che è il gioco e l'opera e Legacy Dungeon. In un ordine ovviamente diverso rispetto all'originale. Voglio sperimentare e creare con voi. Benvenuti. Io spero che l'idea vi intrighi, vi intrattenga. Perché comunque è giocare insieme. Non è un'anima, non è un'effigie. È giocare insieme. Ma è farlo con un cuore bello carico. Io sarò ancora un po' curioso a volte di alcune tecnologie e tecnicità che ho intorno, quindi ogni tanto mi vedete guardare a destra e a sinistra nei vari monitor di registrazione, sperando che vada tutto al top, ma benvenuti. Anzi, a proposito di tutto al top, che ne dite se faccio un bel upload dei dati di salvataggio, così se qualcosa va in vacca non perdo il materiale? Ragazzi, è l'inizio del 4.0, è tutto in test attualmente, diciamo, alla prima messa in moto. Quindi quadrati, pronti. Allora, partiamo con l'introdurci effettivamente al New Game Plus, ma non prima di togliere questo. Perché qual è esteticamente, soprattutto a livello eclettico, la cosa più bella che si può creare?
Non parlando di efficacia, ok? Parlando di estetica. Lo spadone della luna nera è quello dell'ordine aureo. Le due scuole specchiate, le due spade matrimoniali di unione degli opposti insieme. E la nostra protagonista, raggiunta l'ascensione, che ritrasformeremo in qualcos'altro. Comincia il suo secondo viaggio, ma a noi interessa stavolta meno il cuore e più la testa. Inizia il viaggio numero 2. Sì. Via! Mi alzo il volume. The fallen leaves tell a story. The great Elden Ring was shattered. In our home, across the fall, the lands between. Now, Queen Marika the Eternal is nowhere to be found. And in the night of the Black Knives, Godwin the Golden was first to perish. Soon, Marika's offspring, demigods all, claimed the shards of the Elden Ring. The mad taint of their newfound strength triggered the shattering. A war from which no lord arose. A war leading to abandonment by the greater will. Oh, rise now, ye tarnished, ye dead who yet live. The call of long-lost grace speaks to us all. Horalu, chieftain of the Badlands, the ever-brilliant Gold Mask. Fear, the deathbed companion. The loathsome Dung-Eater. And Sir Gideon Othnir, the all-knowing. Quanto c'è da dire? È sempre sorprendente. Ne parliamo, perché questa intro, allora, a livello tecnico continua a non convincermi. Lo stile... And one other, whom grace would again bless. A tarnished of no renown. Cross the fog to the lands between, to stand before the Elden Ring, and become the Elden Lord. Allora,
La prima cosa che voglio dire è che non mi torna e non mi dà soddisfazione il fatto che nell'opera non si sappia di chi è questa voce. Non tanto perché è un narratore e bisogna sapere da dove provenga, perché questo avviene in ogni Souls, praticamente non è importante, ma perché i personaggi di questo mondo ne fanno acknowledgement, cioè loro hanno conferma e discutono del fatto l'uno con l'altro che questa voce la sentono diegeticamente. È diegetica, è nel mondo di gioco, è nelle loro orecchie, non è soltanto per noi. E questa è una cosa che ha un peso, ha un valore, ha un perché e ha necessariamente una causa e una conseguenza. Spero che nel DLC Shadow of the Erdtree, che giocheremo con Mira, si possa comprendere davvero. Non preoccupatevi, cercherò ovviamente di rendere l'esperienza quanto più neutrale possibile, per quanto faremo altre run, ovviamente anche in New Game normale con altri personaggi, ma Mira, esattamente come accadeva con i DLC di Dark Souls 2, giocherà anche il vero contenuto in aggiunta, in arrivo. Detto questo, l'introduzione è molto bella. Tecnicamente la trovo comunque insufficiente, perché una cosa è lo stile, un'altra è la qualità. Il Dissolve Luma, perché è proprio quell'effetto banalissimo di Adobe Premiere o di altri software, per cambiare da una scena all'altra senza la minima animazione che non sia uno zoom out o uno zoom in, è comunque molto palesemente una costruzione frettolosa. Non riesco a convincermi, non riuscirebbero a convincermi del fatto che sia una scelta ponderata fino alla fine per puro gusto e autorialità. Oh, troppo piatto. Ma non di meno, quello che trasmette è tanto. Tanto che io ho sempre apprezzato l'idea del fatto che i protagonisti dell'opening di Elden Ring siano in realtà senza luce, non mega boss fight antichi, ma sicuramente entità potentissime e importanti, non tutte, le quali però tu arrivi a poter incontrare, con le quali poter interagire liberamente. Con le quali interagirai liberamente. E parlano molto chiaramente anche di loro, cioè Gideon Ofnir è in una tomba piena di orecchie ed occhi, ci fa capire che sia una persona profondamente negativa, che in qualche modo strappava informazioni e vita al prossimo pur di raggiungere quell'onniscienza. Detto questo, signori, eccoci qua. Bentornati nell'Interregno. E si potrebbe già cominciare a parlare. Per esempio, da questa stanza si può discutere di diverse cose. La prima è che Vike ha avuto del cat content. Ne abbiamo parlato durante l'intro del nostro video. Vike è il personaggio che più si avvicina, ok, all'interno di quella che è la strada verso l'Elden Lord, e alcuni dataminer hanno sgamato qualche possibile percorso e step di avanzamento di questo contenuto. Quindi una micro parentesi a schermo la facciamo apparire, ma si sa veramente molto, molto poco. E perché ho fatto questa parentesi? Ho fatto fare anche questa parentesi? Non mi abituerò facilmente. È incredibile. Molto, molto importante come responsabilità. Perché qui abbiamo una Vergine delle Dita. Questa Vergine delle Dita è morta. È stata uccisa. E ci sono diverse teorie. La principale, più accreditata, più apprezzata e più giocata, diciamo, nei vari forum di discussione, è che sia stata Varré, che sia stato Varré a eliminarla. E questa è una teoria plausibile, come non lo è. Non ha un particolare valore, perché uccidere la Vergine delle Dita implica per forza di cose che tu debba uscire da qui, quindi senza poterti dimostrare libero di un percorso che ti possa condurre lontano da primo passo, per incrociarlo e poter essere in qualche modo eletto come candidato all'essere servo del Lord del Sangue. È un po' una sparata, perché alla fine noi raggiungiamo il primo passo grazie a una sequenza di eventi molto casuali, tra cui anche intervento di Melina. Però è anche vero che l'innestato, ok, il giovincello di Godric che troviamo qui, ci trascina via. Quindi è qualcosa che fa parte di un piano, fa parte di un portiamo via questo cadavere, non deve rimanere in questa piazza sacra perché c'è un motivo. Il motivo è più che plausibile essere non tanto Varré che vuole eleggerci a servo di Gmog, ma piuttosto
Godric che vuole essere, diciamo, potenziato dai resti di un altro senza luce. Quindi ci sono diverse idee e sono tutte abbastanza valide. Non ne ho particolare interesse in questo caso perché non è una situazione narrativa centrale e devo essere onesto, lo sono già stato in altre sedi, lo sono tanto più in questo contenuto. Questo inizio di Elden Ring, esclusa questa partenza esteticamente soverchiante che in effetti è tra le migliori della storia di From, a me disgusta a un livello tale che lo ritengo gravemente insufficiente, non sufficiente, non mediocre, non distinto, insufficiente in maniera grave, perché questa introduzione è davvero, davvero tremenda. Sembra appiccicata con un brutto sputo, neanche poi tanto appiccicoso, a un contenuto che sarebbe dovuto essere molto diverso. Questo perché, tra le altre cose, altri dettagli che sono stati datamainati con grande abilità da Sekiro Dubi e altri bravissimi creator, con cui tra l'altro sono in contatto, non con tutti, ma è meraviglioso poter far parte di questa community e avere questo tipo di affetto e supporto e vicendevole scambio, si è scoperto che tra le boss fight iniziali presenti in questo ambiente c'era tra le opzioni non soltanto il giovane innestato, ma anche un cavaliere del crogiolo, un guardiano dell'albero madre e un... credo, non ricordo esattamente, ma verrà messo a schermo, forse un cavaliere esule, ma non vorrei sbagliarmi. Il punto è che avere l'innestato qui come introduzione è davvero di una rara bruttezza e volgarità. Uno, è una boss fight in generale molto sporca, è una creatura che a prendere è poco divertente, poco premiante, non ne vale la pena e nel suo caos è un meccanismo, il meccanismo necessario per sconfiggerlo è un giocare di hit and run profondamente noioso e poco, diciamo, intrattenente nei confronti di quello che può essere il livello del combat system di un Souls evoluto come quello di Elden Ring. Veramente brutto, brutto, brutto. Ma anche narrativamente è una gran ciofeca, perché ti vogliono far capire che tu voglia essere portato come cadavere per essere innestato a Godric. Va bene, quello funziona ed è interessante. Ma non è ben raccontato quando le opzioni alternative sono così migliori. Perché è vero, potevi citare Dark Souls e Demon Souls mettendo il guardiano dell'albero madre. Sarebbe stato incredibilmente monotono e ridondante e sarebbe stato da parte mia anche criticato altrettanto. Ma il cavaliere del crogiolo era decisamente perfetto. Questo è gusto personale, certamente, nel senso che meglio o peggio è gusto personale. Il fatto che questa introduzione sia profondamente insufficiente, no, secondo me è quanto di più oggettivo possa esistere in una critica a Elden Ring. Perché sconfiggerlo non offre nulla di interessante, a parte equipaggiamenti che sono sicuramente una bellissima aggiunta, come spesso accade in questi titoli quando si vince la boss fight introduttiva, ma il modo in cui si interfaccia con il resto del gioco, poi poter tornare qui senza trovarci più niente, è tutto molto raffazzonato e decisamente poco, poco piacevole. Peccato, perché il Cavaliere del Crogiolo è una boss fight che a un certo punto tu puoi sconfiggere con enorme facilità e abilità imparandola. Il nostro caro erede innestato è una ciofeca e basta. E lo purgheremo. E potremo farlo in diversi modi, in realtà, eh? Allora, ci difendiamo. È molto tempo che non combatto e non gioco Elden Ring. Vediamo un po'. Potremmo provare a giocare un po' di... why not? Giochiamo. Bravo. Oddio, siamo così forti? Ok. Secondo voi lo uccidiamo se gli do una codata? No, dai. Ok. Con due sì. Ehi. Non si aspetta altro in queste partite. Lo accetto molto volentieri. Lo accetto molto volentieri. Tutti arriviamo qua con la voglia di vendicarci dell'erede innestato. Anche se in realtà la cosa molto triste è che paradossalmente è più divertente buttarsi lì sotto e saltare la parte di tutto. Appunto. Quello è l'albero madre. Ormai grazie alle free cam che ho ottenuto su PC ho scoperto che ciò che ho sempre così ardentemente osservato e che era persino rappresentato nelle porte dell'albero madre non era un qualche tipo di seme, un qualche tipo di germoglio, ma un modello staccato in maniera molto aggressiva sopra l'ultimo ramo, quindi non ha nessun tipo di implicazione di estetica, di lore, un cazzo, proprio volgarmente niente.
niente, un bel dito medio, ma è sempre una delle cose migliori che siano accadute in questa generazione, il world building estetico e culturale di Elden Ring. Cioè, il mondo dell'Interregno è una delle cose più belle che siano state generate in ottava... ottava generazione. Veramente, veramente impressionante da non sottovalutare mai. Allora... qui abbiamo farfalle nascenti, di cui possiamo parlare ovviamente. E poi l'introduzione che ci porta a Melina. Diciamo che ci saranno molti momenti di gioia, emozione, approfondimento e studio, ma allo stesso tempo molti argomenti che si aprono nell'intro, dopo aver giocato e approfondito un po' l'esperienza, porteranno anche a qualche puntura, quindi sarò entusiasta e felice di stare con voi, di giocare questa opera meravigliosa, ma c'è tanto da pungere, tanto da dar impasto al fastidio, eh. Melina a me non piace per niente, per esempio, per come è stata gestita. Davvero non piace. La trovo un incredibile spreco. E anche un po' un difetto della nostra avventura. C'è anche da dire, però, che il DLC ci sta mettendo un anno di sviluppo a essere prodotto, quindi ne dovremo riparlare. Potrebbero esserci implicazioni. Bruciata. One of her kind is sure to see the Elden Ring. Even if it does violate the Golden Order. Ed ecco perché la belva ancestrale ci attacca. Qui di notte si sentono le urla dei cadaveri ormai obbligati alla vita eterna, ma qui abbiamo ogni possibile tutorial che ti spinge al tutorial e ti dice «Ehi, qui puoi andare nel tutorial!» Le patch hanno semplificato tantissimo qualcosa che di per sé era abbastanza intuitivo, ma sappiamo che abbiamo spesso a che fare con situazioni drammatiche. E From, in effetti, ha sempre avuto un po' il difetto di non saper fare tutorial. Ma per quanto concerne Melina, Melina è un personaggio dalla grande bellezza di scrittura come potenziale, ma la sua completa assenza all'interno dell'avventura e le mancate interazioni che potrebbero essere state, che sarebbero dovute essere, perlomeno io onestamente, decuplicate, non sto scherzando, decuplicate. Ci serviva il 1000% dei contenuti di Melina. Questa è una cosa che non rimuoverò mai dal mio giudizio, perché non hai nessun tipo di affetto nei suoi confronti, nessun tipo di legame reale nei suoi confronti, e quando parla è quasi sempre come eco di Marika. Paradossalmente provi molta più empatia per un automa, e non va bene. È sicuramente un ringraziamento al lavoro fatto nei confronti della Doll, ma è un insulto, è un problema per quanto concerne invece, ovviamente, la nostra cara bruciata, prescelta e figlia eco di Marika, ok? Allora, che ne dite? Giochiamo un po'? Non facciamo dungeon opzionali, ma io, in nome dei vecchi tempi, qualche giochino qua. Anche in nome di quello che può essere, se percepirne una tale differenza, lo farei. Per esempio... Ah, tra l'altro lui è stato anche patchato. Ormai loro non fanno quasi più male.
Ormai loro non fanno quasi più male, è vero. Ormai non c'è più un pericolo serio nell'affrontare questo dungeon. Cioè non c'è più quella paura primeva, praticamente. È tutto molto, molto edulcorato. Quasi un dispiacere. Figurati. Quanto abbiamo di attack rate? Neanche poi tanto, in realtà. Uè. Loro hanno, ovviamente, qui un ruolo già più comprensibile. Gli esuli sono stati assoldati in più luoghi e provengono da ambienti sorprendentemente importanti dell'interregno, ma il loro racconto, secondo me, è anch'esso abbastanza castrato all'interno dell'opera. Si sarebbe potuto e, secondo me, dovuto fare di più. Ma non ci sono i vasoni? Eccoli. Secondo voi, no? Possiamo... Ah no, perché la corda si vede solo dall'alto. Non basta colpirlo. Non basta colpirlo. Bisogna colpire la corda. Ora che ci penso. Opla. Io qua sto ovviamente facendo il percorso sbagliato apposta, perché voglio giocarmela come nella prima partita, ma con consapevolezza che altrimenti non avremmo avuto. Eccoci qua, per esempio. Allora, abbiamo davvero interesse nell'andare a combattere altri innestati? Io vi dico sì, fa parte del nostro esorcizzare qualcosa di profondamente traumatico dell'esperienza. Opla! Giustamente, avevo completamente dimenticato questa trappola. Ma a proposito, noi possiamo tranquillamente equipaggiarci un arco, ma mi direi anche di andare, vediamo un po', su qualcosa di quality. Perché non è mica una cattiva idea, non è mica una cattiva idea. Carico medio, tanto. L'arco serpentino. Con le frecce avvelenate. La gittata è sempre la stessa, a parte l'arco a puleggia, ma io vi direi che a me... Io ho sempre un debole per il range degli archi, quindi... Molto particolare impegnarsi così tanto in qualcosa che alla fine è senza conseguenze. È un bel ricordo. Il completismo degli oggetti non ci interessa. Quando vorremmo leggere una descrizione, la leggeremo totalmente in autonomia attraverso il nostro inventario completo. È anche vero che quello che si trova in certi punti del mondo di gioco è importante, ma a noi interesserà principalmente il legacy, non quello che è l'opzionalità. Eccoci qua. Allora, noi qua potremmo provare una cosa aggressiva. Non è detto che ne sopravviviamo, non è una no death run. Nel New Game Plus bisogna sperimentare e giocare. Io voglio provare a utilizzare attacchi ad area per vedere se riesco a sopravvivere ai due attacchi. Quindi li inneschiamo entrambi. E poi... il New Game Plus fanno male. Però li abbiamo danneggiati entrambi, no? Eh sì. A questo punto noi possiamo in realtà fare molto i dispettosi, perché secondo me con il fuoco possiamo... Allora, dobbiamo superarli, questa è una cosa molto possibile, ma non con il fuoco della mappa, parlo con il nostro fuoco, la sacca vocale. Vediamo un po' come le facciamo. Ah, giusto, perché c'è lo scalino sotto. Non ho fatto quick exit perché mi ero dimenticato dello scalino. Elden Ring ha un'enorme altezza verticale prima di prendere fall damage, ma penso che questo sia voluto per punire, per farti sentire la trappola ancora più brutale, mi seguite? Ancora più spietatamente. Beh, non possiamo fare una cosa. Ah no, scemo. Volevo farvi vedere che attaccando in volo si evitava questo inseca di Link di Ocarina of Time, ma banalmente non è il New Game. Cioè, c'è un multiplayer di danno abbastanza importante. Quanto male ci fa se prendiamo danno? In realtà sono curioso. Secondo me una miseria. Secondo me... Di certo non ci shotta più. Pff, figurati. Ma pensa te.
hanno edulcorato i danni a un livello che fa impressione. Fa impressione. Andiamo. Vedete, questo si può annullare con un attacco in salto. Sappiate che questo sarà praticamente uno dei pochi, non dico l'unico, ma uno dei pochi dungeon opzionali che affronteremo, eh? Quindi siate pronti perché è un ricordo prezioso. Ed è divertente pensare che ci è riuscito comunque a uccidere nei nostri esperimenti. Lo sapevo io che tornava. Loro non smetteranno mai di essere di un frustrante. Uè, backstab? Grazie From, che ci permette di fare questi giochi anche nelle alture. Ho sbagliato. Tra l'altro, ovviamente, gli incantesimi del crogiolo sono quanto di più si possa immaginare come eclettico, ma non nel gameplay, eh. Perché è più una questione di lore. Allora, dove sono le nostre... Ah, sono lì. Ok. Perfection. Eccoci qua. Allora, sappiate che in questi contenuti avremo delle chicche interessanti, perché cambiando percorso e rifacendo le quest, principalmente la chiave di volta sarà la chiacchiera. Cioè ci sarà tanto da poter dire su tante cose. D'altro canto, cambiare build e giocare, secondo me sarà molto figo. Vogliamo provare a fare un bel parry al nostro temibile esule? Dopo tanto tempo? Io non sono più avvezzissimo, eh? Però... Però, dai, comunque. Eccoci qua. Ops. Ah, ci picchia. Ok. Boom. Ho mancato completamente. Oppla. Adesso. Sapete benissimo cosa voglio fare. È importante. È importante. Per fortuna ne dovremo sconfiggere molto pochi all'interno di questa avventura di New Game Plus, ma è importante. È necessario. È il diciamo, battesimo di una run di Elden Ring. Siamo onesti, ok? Uè! Sono in New Game Plus, sapete? Esatto. Esatto. Non abbiamo ovviamente verticalità, ma mi diverte molto buffarmi, perché tra l'altro abbiamo quindi una difesa del 30%, che male non fa. Ovviamente i nostri talismani sono quasi completamente... No, 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 non è vero, non sono insulsi, non lo so, perfetti. Anzi, quindi full e andiamo di cattiveria. Anzi, potremmo fare persino questo. Guarda un po'. Che ricordi. Un'ora e mezza nella demo. Ecco qua quello che dicevo con gli incantesimi che hanno un valore. Capite, ragazzi? Che a volte ci sono sorprese inaspettate? Sì. Elden Ring premia moltissimo, moltissimo la possibilità di scoprire i piccoli dettagli di efficienza di certi incantesimi in certe situazioni. Oltre allo stagger, oltre al salto, è un bel combat system quello che ci hanno offerto, è un'evoluzione importante dell'intero percorso di From Software, tanto che in realtà, secondo me, in un plausibile sequel, quello che vedremo sarà finalmente avere qualche integrazione più efficace, e cioè più importante di deflezione. E non vedo l'ora, non vedo l'ora. Allora, a proposito di non vedere... Non vedremo un dialogo di Varre, perché è stato tagliato, perché è ritenuto troppo volgare dal suo punto di vista, probabilmente. Peccato, perché era ottimo ed era presente nel CNT, quello di andare a morire in un fosso, il suo augurio.
Detto questo, questo è un momento veramente bello. Totalmente ispirato a Breath of the Wild, ma non di meno incredibile. Elden Ring è uno di quei videogiochi che ha una prima volta insostituibile, come pochi altri. La prima volta di Elden Ring è... enorme come esperienza, enorme. E parlando di Varre, anche lui ha una quest tagliata. Lui avrebbe impreziosito, e non poco, quella di Yura e di Eleonora. Perché Yura è un cacciatore di dita sanguigne. Già. E ci sarebbero state interazioni fra loro. Oh, yes. Tarnished, are we? Come to the lands between for the Elden Ring? Of course you have. No shame in it. Unfortunately for you, however, you are maidenless. Without guidance, without the strength of runes, and without an invitation to the Round Table Hold, you are fated, it seems, to die in obscurity. Luckily for you, however, there is one shining ray of hope for even the maidenless, me, Vare. Take care to listen. Are you familiar with grace, the golden light that gives life to you tarnished? You may also behold its golden rays, pointing in a particular direction at times. That is the guidance of grace, a path that a tarnished must travel. Indeed. Grace's guidance holds the answers. It will lead you tarnished to the path you are meant to follow, even if it leads you to your grave. Grace's guidance will reveal the path forward, most certainly, to castles, the home of the Una cosa che vorrò assolutamente avere in montaggio sono i volti degli NPC, che come sempre nei Souls si presentano, realizzati con enorme cura, design, estetica, persino tatuaggi e cura. Una sorpresa che non smetterò mai di ritenere peculiare, a dir poco, veramente molto molto bella. Detto ciò, ci sediamo alla grazia del primo passo e cominciamo sicuramente quella che si potrebbe considerare la parte finale di questo primo episodio, ma è una parte finale che io so dove va a parare e vi piacerà, è una bella chicca. Ovviamente senza nulla togliere al fatto che bisogna, come sempre, esorcizzare, giusto? Ed esorcizzare si farà. Vieni, sentinella. Giochiamo al Parry, se mi ricordo come si fa. Mazza che range. Eccoci qua. Non male. Chissà se è parriabile anche quello verticale. Oh, presto! Troppo presto. Secondo me è parriabile, ero nella posizione sbagliata. Questo era un buon parry, secondo me. Questo è troppo veloce per il mio... non è comodo parriare lui. Qui si dovrebbe saltare, eh? Questa era... questa è la mia cattiva abitudine. Oh, come on! Com'è? Combattere qualcosa di così sacro?
valsa la pena. Questo, tra l'altro, nel CNT droppava un'abilità di scudo sacro che creava un ambiente di regen intorno all'area di evocazione. Questo New Game Plus sarà tutto meno che difficile, questo credo sia purtroppo abbastanza evidente, ma ci offrirà ben altro, a partire da qualcosa che vorrei fare: mostrarvi piano piano il crimine commesso nel tagliare la quest di Varrell. Qui, tra l'altro, non soltanto la sentinella dell'albero, ma qualunque creatura grande può far distruggere parte di queste rocce, di queste costruzioni. È una cosa che si vede molto facilmente, non è una chicca che volevo avere qua in questo New Game Plus perché non serve, ma è utile a mettere ancora più paura, no? Poi ovviamente sarò meno immerso nel mondo di gioco, ma i New Game Plus servono anche proprio a questo. Varre invece, ragazzi, è una ferita aperta che rimarrà aperta e non si sanerà mai, salvo esca una Scholar of the First Lord che condannerei e premierei allo stesso tempo. E quindi il nostro caro Babbo Natale dell'Interregno ha cose da dirci che non hanno senso a causa del cut content. Mannaggia loro. You're tarnished. I can see it. But I can also see that you're not after my throat. Then why not purchase a little something? I am Carly, purveyor of fine goods. I am of a nomadic people, selling wares as I travel. The land has been tainted by madness since the shattering of the Elden Ring. It's only tarnished like yourself, who keep things from drying up entirely. Let's say you're a very welcome customer. Goodbye for now. What is it? Vediamo un po'. Goodbye. Devo schioccare. Devo incontrare Blythe? Prima? No. No, lui parla di cose molto prima, dai. Wait. Weren't you? Well, you're back. Eccoci. There are others of my people who yet survive in these lands. If the mood takes you when you meet one, then offer them some trade, won't you? My people, wanderers all have long been spurned by the grace of gold, which is why we cannot settle, but instead are forced into this pitiful, unceasing journey. But thanks to that, things are not so different for us now, though the Elden Ring is shattered. I think this makes us kindred spirits of sorts. Your people, the Tarnished, and mine. Perhaps you don't need to hear this, but see that no harm comes to my kin. We have a saying, we wanderers. Lament not your solitude. Expect no sympathy, no regard, nothing. But if anyone dares harm us, show them no mercy. That is our code, so to speak. Just the way we are. Deeply unforgiving. Questa frase si riferisce al fatto che non hanno mai perdonato Shabriri per aver fatto calunnia su di loro. E la calunnia è un peccato tremendo, il quale hanno subito questo popolo nomade, il quale ha subito questo popolo nomade, facendo sì che abbracciassero infine la frenesia delle tre dita. Questo li rende in parte legati da una hive mind, una mente alveare, che non ha mai avuto parte di codice finale in Elden Ring, e la loro essere, la loro, diciamo, situazione nomade non viene mai neppur sfiorata dal mondo di gioco, quando in realtà nel contenuto tagliato non soltanto i percorsi di pathfinding nomade esistevano, cosa che comunque può essere stata una effettiva scelta di rimozione, ma soprattutto lui, Calais, è alla ricerca della grande carovana, che si trova a Lendl, nelle fogne, nelle profondità di questi poveri condannati mercanti, i quali non interagiscono più con questo personaggio. Lui non cercherà mai la carovana, lui non raggiungerà mai la carovana, lui non urlerà, non piangerà, non bestemmierà dinanzi alla carovana, le due dita. Non lo farà.
perché la sua quest è stata completamente tagliata e plausibilmente sostituita dalla ben più mediocre e sicuramente parallela, non necessariamente cannibalizzante secondo i dettami di quello che doveva essere un bel contenuto, secondo me. Ietta. Fa veramente male al cuore, ma vedremo con più dettaglio delle scene in futuro, vale a dire quando raggiungeremo l'Endel. Per quanto concerne altri contenuti come i messaggi del piumati che erano attaccati dai corvi e altre piccole chicche di design tagliate e cambiate nell'opera finale, quelle possono essere molto di più scelte finali piuttosto che tagli netti a qualcosa che sarebbe dovuto esserci, salvo altri rimandi, ovviamente. Cioè, ci sarebbe dovuto essere attraverso altri rimandi della release. Quello va bene, ma la quest di Calais è veramente un crimine. Un crimine. Un crimine. Melina si trova alla terza grazia accesa dopo l'origine dell'avventura. A noi non interessa essere particolarmente creativi in questo caso, anche perché voglio fare una gag di gameplay, ci tengo particolarmente, ma nel mentre ci assestiamo per poter affrontare tutte le side quest di gioco con ovviamente finali diversi e contemporaneamente approfondimenti che sarà molto figo avere tempo al tempo, io innesco la cutscene in cui la nostra compagna di viaggio silenziosa e troppo assente si introduce a noi offrendoci un patto. E per quanto concerne la gag è ovviamente questa. Ci mancherebbe anche altro. E anzi, per farlo, farò anche questo. Greetings, traveler from beyond the fog. I am Melina. I offer you an accord. Have you heard of the Finger Maidens? They serve the Two Fingers, offering guidance and aid to the Tarnished. But you, I am afraid, are maidenless. I can play the role of maiden, turning runes into strength, to aid you in your search for the Elden Ring. You need only take me with you to the foot of the Erd Tree. Then it's settled. Summon me by grace to turn runes into strength. Ah, another matter. Torrent has chosen you. Questa cosa. Treat him with respect. Allora. Ah, nel New Game Plus abbiamo già il balsamo portentoso. Carino. Qui abbiamo. Converti PV in danni subiti dal balsamo. Ah, ok, questa è una cosa per PvP praticamente, perché se ti ricevi danni magici ti vieni curato. Riduce brevemente il carico di equipaggiamento del balsamo. Questa è una cosa bella, perché ci permette di andare in fast troll facilmente. Sapete che quasi quasi. A questo punto, allora, il damage output non ci serve, non facciamo i volgari, perché potremmo tranquillamente mettere danno sacro, danno magico, e baba bum bam bim. Ma non dobbiamo uccidere tutto senza neanche guardare. Quindi io direi che possiamo... Onestamente... Poise e fast roll ci sta. Cenere di guerra è presto. Quello che volevo fare era... utilizzare l'onda dorata della spada di Radagon, costituita del corpo di Radagon, per distruggere questo accampamento. Scusate, ma è una cosa che mi diverte tantissimo provare a fare insieme.
agriamo tutti. Uè! A proposito di New Game Plus, poi è molto bello che sia la mappa sia completamente rivelata. Comunque vedo che nel New Game Plus hanno cercato di far sì che gli avversari abbiano un enorme livello di danno, con 60 vitalità è tanto questo. Ok. Sono tutti aggrati? Ci siamo? Mi sembra abbastanza credibile. Chissà quanti riusciranno ad avere l'intelligenza di alzare lo scudo. Meraviglioso. Non mi accontenterò mai di vedere queste cose più e più volte. Oh, giusto, era carica. Yes. Tra l'altro molto bello il fatto che... Oh! Ok, per un secondo speravo che fosse lo scudo. Che se droppano lo scudo si ha una prima parte di lore nei confronti dell'originale albero madre quando ancora aveva una sorta di colorazione rossastra. Anche se in realtà è lo scudo dell'effigie ad avere davvero quel tipo di rivelazione, è molto bello come si introduce il simbolo dell'albero madre in maniera diversa da quello classico dell'ordine aureo anche attraverso quello scudo. C'è una piccola direzione narrativa nei confronti di quel momento. Ora abbiamo Torrent. Questo che ci cambia tutto. Quello che farei quindi è... Ah, è già tutto impostato. Ma che bello il New Game Plus. Per carità, il New Game Plus, l'unico New Game Plus che valga veramente la pena giocare è quello di Dark Souls 2. Il resto è completamente superfluo. È bello che abbiano pensato perlomeno qui ad aggiungere alcune quality of life che non erano presenti all'interno del gioco all'epoca in cui ho giocato alla Blind Run. Per esempio, avremmo perso i nostri globici neri, che è una cosa completamente folle e senza senso. Un crimine, fondamentalmente. Liberiamo Bok, perché anche con Bok avremo ovviamente una quest ending diversa. E muoviamoci verso la King. Oi! You there. Could you help us out, Cully? What'd you go? Oh, yes. I remember. Some Claude turned me into a tree. You were just breaking the spell, weren't you? Thank you. The name's Bok. I was pushed out of the cave. Told not to come back. Not ever. Then I ended up as a tree. Lucky you came along, really. Oh, what a shame. When they threw me out of the cave, they took everything I owned. And so this is all I have to express my thanks. I hope you can forgive me. Or, well, if you can afford to wait for a while, I could sneak back into the cave and bring back something of actual value. Then I'd be of some real use to you, I reckon. Right, but I'll need a moment. I'm frightened of them. So I have to gather myself. My knees start knocking, just thinking about that god-awful cave on the shore. Allora, Bok ha una delle linee di dialogo di morte dopo che si fida di te più brutali e dolorose che abbia mai letto o sentito in un dialogo di gioco, ragazzi. È veramente incredibile. Ma quello che faremo adesso è, mentre guardiamo la bellezza della mappa completamente sbloccata, anche se senza grazie, cosa che apprezzo da morire in questo New Game Plus, andiamo a parlare con Yura. Perché penso che alcuni veterani lo abbiano intuito, la chicca di oggi sono interazioni uniche con Yura. Yura che... qui lo dico, ma lo ripeterò sicuramente. Ha, non a caso, tra i più acuti cut content, più dolorosamente acuti cut content dell'opera. Perché qualcosa di cui non accetterò mai, mai e poi mai la scomparsa sono i riferimenti a Shabriri della sua questline. Uè! Uè, per favore, eh? Sta cercando di fare un bel lavoro qui. Un po' di poise.
non credo che mi stancherò mai, ma non è un caso che ho scelto di non avere quell'arma. Ok? Non è un caso. Sapete che nonostante tutto, nell'intimità di registrare nel mio studio, nel nido dell'appassionato, mi riesce difficile, al di là del non notare il pop-in, non soffermarmi comunque a parlare dell'ambientazione ogni tanto. Poi, per carità, l'abbiamo fatto per 150 episodi e passa, ma non di meno, sono 156 in totale, ma insomma, non in tutti abbiamo parlato così tanto, ma non di meno io mi trovo seriamente a volte a incantarmi. È un'ambientazione potente, è veramente ben costruita, veramente tanto, tanto, tanto bella. Allora, Yura, eccoti qua, mi ricordavo bene. Farfalle ardenti. Vi ho promesso che ne avrei parlato oggi, e qualcosina da dire comunque c'è, a livello speculatorio perlomeno. È qualcosa che ormai fa parte della community in maniera estremamente semplice e diretta, no? Ma sembrerebbe plausibile che queste farfalle abbiano assorbito il potere dell'area di influenza di quelli che sono, alla fine, gli Empirei. Quindi la farfalla ardente, ok? La farfalla di Eonia e la farfalla nascente simboleggiano Empirei. La farfalla nascente rappresenta Mikela, l'eterno bambino. La farfalla di Eonia, Malenia, la dea della marcescenza. Quella ardente, ci sono ovviamente speculazioni, potrebbe rappresentare Melina, perché è la fanciulla del fuoco, il sacrificio alla fiamma. Però vedremo se qualcosa di Shadow of the Earth Tree ci aggiungerà approfondimento. Questo invece è Yura, un personaggio che ha una storia incredibilmente tragica e soprattutto dei legami a plot point drammaticamente abbandonati a se stessi. E questa è una cosa che io non perdono e non mi piace. Tutta la discussione sulla setta e cattedrale draconica e sul costo al corpo che ha a trasformarsi in drago è una supercazzola che non lascia niente altro al giocatore che polvere fra le dita. Questo perché viene abbandonata completamente l'opzione di vedere effettivamente qualcosa in più di questo culto. Ed è un peccato, perché a livello anche di descrizione c'era tanto da poter offrire, specialmente quando la storia di Nox, i draghi imperfetti che usano il fulmine di ghiaccio azzurro piuttosto che quello rosso, ok, del loro reale originario potere placidusiano. Cioè, Yura, dovevi parlarne di più. Non introdurci, cioè, la parte iniziale di Elden Ring è sorprendente, perché c'è molto lanciare il sasso e nascondere la mano, che è un gran peccato. Ah, you must be the new Tarnished. You do well to steer clear of a gill lake, fledgling. A dragon roosts there, and it's as fearsome as it is majestic. So, unless you're mad or wish to be burned alive, stay clear of the lake. Don't be a fool. Turn back before it's too late. Tra l'altro, all'interno delle rovine di Aghil c'è un secondo scrigno, quasi a rompere l'idea di game design classico di ripetizione per far apprendere come completare il gioco di From, che nasconde una Twin Blade. Questa è una cosa che è sfuggita a tanti, me compreso, perché qua c'è la classica, no? E poi da qualche parte, in una di queste torri, c'è la Twin Blade. C'è la Twin Blade. Ah, no, eccole. Ah, sono due, eccole. Ok. Ok, ecco qua. Quindi si va comunque a fondo. Pensavo che fosse uno scrigno sospeso. Ma pensate un po' questa chicca particolare che voglio assolutamente aprire. Lama gemella. Pazzesco. Bello. Ora, la chicca di approfondimento, no? Del dialogo extra di Yura è il fatto che può essere anche evocato contro Aghil. Per farlo, in puro stile gaffiano, dobbiamo farci sconfiggere dal drago. E noi ci faremo sconfiggere dal drago.
Tra l'altro, loro sono qui perché vogliono farsi bruciare dalla fiamma, eh? Solo che gli è andata male. Quando vuoi, eh? La mia pigrizia. Eppure sul falò di Calais non subivo danni. Che battuta banale. Ok. Ultimo luogo di grazia visitato. No. La statua di Marika va benissimo. Allora, se non ricordo male, dovrebbe essere qui nei dintorni il simbolo di Yura. Per farlo apparire bisogna comunque usare la polvere. Non sono mica convinto. Sì, ma Akil, devi farti un treno di affari tuoi, perché io non ho intenzione di combatterti adesso. Sto facendo una presentazione ai ragazzi. No, perché comunque bisogna essere offline. Cioè, siamo offline. Vediamo un po'. O magari devo parlargli prima che appaia, eh. Dovrebbe essere più o meno in quest'area. In realtà ci tengo in un New Game Plus a non fare un'anima offline, ok? Cioè un'anima in diretta come l'anima oscura. Che ci siano ricerche, dubbi, eccetera, mi fa solo che piacere. Andiamo a parlare con il nostro caro amico. Vediamo cosa da dire al riguardo. Agil. Non credo che tu debba essere online per utilizzare l'oggetto multigiocatore per far apparire un segno. Cioè sarebbe eccentrico, diciamo. To the least. Don't be a fool. Bro. Don't be a bro. Quick exit. Oh, io. Tanto dobbiamo fare l'episodio PvP dopo. Non mi lamento. Still. In teoria il percorso è super semplice. Ti parla del drago. Il drago ti sconfigge. Tu gli parli. Sapete perché pochi conoscono questa cosa? Ecco perché. Don't. Va bene, I'll be a fool e lo vado a ricombattere e mi faccio ammazzare, ok? I'll be a trading fool, d'accordo? Porca miseria. Facciamo questo e anche questo. Facciamo proprio un bel macello, ecco qua. Vediamo un po'. Salve. Sto facendo il folle. Che ne pensi? Ti prego, fa qualcosa. Direi che sono stato un fool. Se ne sarà accorto Yura. Avrà avuto la decenza. O poi magari respawnare la statua di Marika glitcha tutto. From, per favore. Don't be a fool. Allora, la chicca è diventata una chicca alla seconda. Non ha funzionato perché non abbiamo mai colpito Agil. Quindi se lo vuoi far troppo per forza, la meccanica non funziona. Ecco perché
tra l'altro, così in pochi conoscono questa roba, perché è proprio complicata l'idea che hanno pensato per sviluppare questo aiuto in extremis. Cioè, devi combattere Agil, e forse non devi neanche morire, puoi anche poi disaggrarlo e scappare. Però, sentite, noi proviamo tutto adesso, io lo colpisco, eh. Ok, e me ne vado. Vediamo se scappando funziona. A questo punto voglio che questo contenuto abbia la chicca di dire: ah, ma quindi si può anche non morire, perché ho fatto una ricerca su Reddit e la gente era: non puoi evocare Yura con Agil. No, no, si può. Ma come? Ma è strano. Sì, Ah, oh, provate. Ah, oh, forse. Quindi. Allora, noi. È andata? Io vorrei che la boss fight. Ok. Vediamo se lui fa adesso apirla. Ma che t'ho detto? Non hai visto quanto è grave e pericoloso? Vediamo. You bloody halfwit. Bisogna colpirlo. Picking a fight with a dragon. Well, I can tell you want to see it through. Seems I'm forever crossing paths with hotheads like you. I can tell you want to see it through. Fools will be fools. Fight all the dragons you like. I can tell you fools will... Sì, ma con te. Con te. Lo facciamo con te. Adesso evitiamo di fare totale distruzione di ogni chance a questo povero cristiano di combattere. Potevo anche mettermi l'ampolla di aumentare il danno alla poison, ma non voglio essere troppo duro con lui. Dovrebbe a questo punto apparire il segno di Yura. Tra l'altro senza ricaricamento? Non lo so, proviamo. Agil, sei un po'... Agil, sei un po'... Agil, sei un po'... Sei un po' vicino. Faccio quick exit, faccio un quick exitino? Eccolo! Via. Perfetto. Perfetto. Andiamo. Facciamogli male. Bel range. Yura, però stai attento, eh. E ovviamente useremo anche le ceneri, perché nei prossimi episodi si esplorano le meccaniche di gioco, la verticalità è anche quello. Madonna santa, troppo danno. Avido, ovviamente. Qui serve Torrent in teoria, ma possiamo correre comunque perché è un drago semplice. Vabbè, ma vi sto facendo il commentario per Agil, cioè un po' eccessivo direi, eh. Finché Yura è vivo non mi interessa altro. Non voglio utilizzare cose troppo forti. Qui dovrei utilizzare Torrent per poterlo colpire di più, ma dai, su. Mamma. Niente, eh? Niente, eh? Sta poise. Sentite, è la puntata di Pest Threads. Che vi devo dire? Sorry, man. Yura! Yura! Vai! È tuo! Yura! Colpisci! Ce la puoi fare, Yura! Vendica la paura che hai dei draghi! Ci provo. Ce la può fare. Ho fiducia in lui. Un po' meno.
Giura, colpisci, ti prego. Ti prego, giura. Per favore. Un colpo di spada. Utile la summon. Molto utile la summon. Giura, 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 giura. Bravo. Bravo, bravo ragazzi. E ora sarà ancora lì o è dopo il nostro buon Bloody Finger che dovrebbe presumere una quest che non esiste più? Poi in realtà sì, perché poi c'è quello a Lucaria e poi c'è Eleonora, ma per favore. Eleonora che era anche una ammazzatrice, un'assassina di draghi, insomma una cacciatrice. Eccoci. Perfetto. There you are. That was my first dragon hunt in quite some time. Paired up with a hothead like you, it was just like old times. Now that you've so impressively felled that dragon, there's something you should know. The heart you brought back. It's used in dragon communion. If you should find yourself overcome by hunger for the heart, yearning for its strength, then seek the decrepit church on the little island off the western coast. You must not forget, though, those who partake in dragon communion will one day shed their humanity, their hunger for dragon, their yearning only worsens until the floodgates burst, unleashing eternal torment. The strength of a mighty dragon. Magnificent. Mm-hmm. But deadly. It's no surprise that dragon communion is ruinous. You must not forget though those who play a hunger until the flood the strength. It's no surprise. A questo punto ci salutiamo davanti alla grotta di Patches. Quanti di voi avevano sentito questo dialogo? Siate onesti. Ditemelo nei commenti. Quanti? Perché secondo me pochi, molto pochi. Spero che lo stomaco non si senta come i vecchi tempi nell'anime della scoperta. Come posso resistere? Come posso io resistere al richiamo della forma del crogiolo Kuda? Ok. Ah, senza mai dimenticare ovviamente che sono deboli al veleno, eh? Ricordatevelo sempre. Tra l'altro noi abbiamo anche tutte le ceneri massimizzate. Queste le ho fatte da solo. Perché è molto molto semplice, bastano delle anime. E ci divertiremo. Oh, le quest che faremo in questa run. Allora, il buon Double Wielder. Come lo vogliamo punire? Io direi che lo puniamo con un bel Perry full HP. Se funziona, mi piacerebbe molto. Smette tra. Non voglio fastidi. Ho detto che non voglio fastidi. Ok. Perfetto. Giusto, se no non... No. La poison, amici. Merda. Scusa? Scusa? Per carità, ho anche, ovviamente, il frammento di Alexander con dentro Radan, ma... Merda. Alcuni boss potranno comunque ucciderci, in realtà, con questo damage output, a dirla tutta. A dirla tutta potranno. Dai, su, per favore, non voglio, non voglio. Ti prego, ti prego, ti prego, per favore. Va bene. Non togliermi la spada, però.
come bonus. Che poi noi potremmo comunque usare uno di loro per aumentarci HP. E poi di loro non ne ho mica tante. Nerigis. No name. Non c'è niente. E ora? Ah, forse devo farmi colpire una volta. No, forse devo colpirlo una volta. Non penso che sia a tempo. Aspetta, gli do una botta, eh. Yura! Yura! Yura, come sempre, è un gran testone. Yura! Please! Come on! Ok. If it isn't Nereus, aspetta, aspetta, devo fare un po' di lavoro qua. The end is nigh. For you. Vai. Vai, no! Lasciami stare, devo usare il buff e curarmi. Non riuscirò mai a essere cool qua in questo bordello. No. No. Il full non andrà bene. Ah, ho finito le cure. Scusa, ma... ho finito le cure. E niente, facciamo così. Scusa. Ce la giochiamo così. Niente, niente, niente parry al dual wielder. Eo, sentite. Nel mio gameplay bisogna anche essere più efficienti e meno capriccioso. Poveraccio. Ok, a lui parleremo in futuro, sarà contento. E poi abbiamo Patches, Bok, Yura. Yura sarà lì tutto contento che ci fa il suo racconto drammatico su Eleonora, che ha il valore emotivo di uno schiaffo sui baffi, veramente. Caverna di acqua fosca. Ragazzi, adesso, dopo di questo, esce l'episodio PvP. Quindi, alla prossima. E grazie di cuore.